la elezione della direzione. Non c'è nulla contro il compagno Repici, compagno che veniamo assieme da lontano, anche se lui viene dalle file del PSI in questo PSD. Io ci sono nato e quindi non è un peccato, cioè, per amor di Dio, però dico che è un vecchio compagno, abbiamo fatto assieme molta strada, abbiamo collaborato assieme quando ero segretario regionale e era vice segretario, ottimo è stato assieme al compagno Resti. Però credo che il segretario nazionale, non ho paura di quello, ha sbagliato nei riguardi della Calabria. Noi avremmo scelto certamente, forse anche il compagno Resti, ma avrebbe dovuto chiamare a raccolta tutti i compagni della Calabria e dire: a voi spetta un membro nella direzione, chi ne pensa? Forse avrebbe potuto proporre anche Renzi, ma perché farlo sulla nostra testa? Ma allora noi non vogliamo nulla, allora noi non sappiamo nulla. A che serviva la nostra storia in questo momento? Non si tratta di offendere chi che sia, assolutamente, lungi da me. Io con Renzi ho un ottimo rapporto, è il metodo che conta. Non è possibile, compagno, che oggi è il turno di Repice e domani è il turno di un altro, sempre a scapito della base, del partito, della periferia, di coloro che lavorano, che dire non carretto realmente. Ma non è la sola cosa, sono tante cose. Quante nomine, io conosco tanti compagni, c'è un compagno che ha avuto in campo nazionale elezioni politiche 22 voti, è membro della direzione ed è presente in un grosso sottogoverno, 22 voti alle elezioni politiche, non ho vergogna a dirlo. Ma compagno Caria, compagno Bruno, dove siete? Ma è possibile che non vi fate carico che c'è una direzione vecchia? Quella direzione non conta, voi potete nominarne quante le volete, c'è la media di 70 anni, ma c'è gente che abbiamo stimato e che possiamo stimare, ma il principe non è la pena, lo vogliamo come ricordo, ma non può essere il continuatore, vogliamo il rinnovamento di questo federalismo è sclerotizzato, piccatolo bene in testa, altro che noi deputati, noi rischiamo l'avviamento a domicilio, questa è la verità, fino al rinnovamento non lo vedo. Ah beh, un'altra cosa, tatticismo. E allora compagni, dobbiamo capirci su queste posizioni, dobbiamo cercare. Volete che smetta? Volete, io non offendo nessuno, sto parlando democraticamente, se volete non parlo più, dobbiamo cercare di capirci, non è consentito a nessuno di fare sulla nostra testa quello che vuole. Io sono stato delegato nazionale come gli altri, ognuno di noi ha portato il proprio contributo, tutti abbiamo lavorato, tutti elettoralmente e congressualmente. Era giusto che in sede nazionale Cariglia convocasse, esatto, i delegati nazionali anche dopo il congresso per una consultazione giusta e doverosa. Non me ne deve il compagno Cariglia, a cui vado la mia stima particolare per quello che ha fatto, per quello che fa, ma per questa cosa ha sbagliato nei riguardi della Calabria. E poi un'altra cosa importante, non è vero che è la prima volta che otteniamo un membro della direzione, nel passato c'è stato sempre il compagno Benedetto Cavadagna, anche se oggi milita nel PSI, ma è un'altra cosa, ma era membro della direzione. Quindi compagni, la Calabria ha avuto nel passato il rappresentante anche in direzione. Detto questo, non me ne voglia nessuno del compagno Cariglia né il compagno Repice, ma è una precisazione necessaria. Io l'orecchino non lo faccio bene, non sono disponibile, mai in questo partito mi sono sottomesso ad ordini che non ricevo da parte di chi che sia. Sono un socialista democratico libero, democratico, credo nel partito, nel suo rinascente, ho creduto nel grande Saraga per i principi di Turati e di Matteotti. Sono con voi, compagni. Posso essere ed avere un carattere ibrido ma non odioso. Posso avere 99 difetti ma un grande pregio di volervi bene a tutti, perché questo affetto mi lega a voi per il partito e per la crescita della socialdemocrazia. Thank you.
compagni e compagne. Cercherò di essere breve e di rispettare il tempo assegnatomi. Io ho assistito ai lavori di questo congresso, al quale ho partecipato con entusiasmo e con grande interesse. Ritenevo che la preoccupazione principale di ogni socialdemocratico doveva essere indirizzata alla crescita del partito, a come elaborare proposte e programmi per una maggiore incisività socialdemocratica sul territorio della nostra regione, per far parlare sempre più di noi i massi media e per far sì che questo sole nascente dal mare potesse ottenere maggiori consensi elettorali e quindi maggiore rispetto nella politica calabrese. E però ancora una volta io debbo constatare che questo partito, partito bello, democratico, riformista, partito aperto, si dice, però poi è un partito che si preoccupa più delle formule e delle alleanze e non delle cose da fare. In questo senso è anche concentrata la lunga relazione del segretario regionale uscente, perché qui ci preoccupiamo come partito su come portare avanti le alleanze di governo, per come è possibile e con quale strategia di alleanza possiamo ritornare ad amministrare all'interno degli esecutivi degli enti locali. Tutto questo, a mio parere, ci fa distogliere invece dal ruolo pregnante che la socialdemocrazia deve recitare e deve sentirsi interessata a portare avanti sul nostro territorio, per capire e intuire quelle che sono le risorse da valorizzare e quelli che sono i bisogni ai quali bisogna dare, è necessario dare una risposta adeguata. Noi anche oggi ci siamo sforzati a dire che il PDS ormai è un partito di governo, che vogliamo con questo partito fare patti federativi, così come con il Partito Socialista, per costruire l'alternativa riformista e di sinistra. Abbiamo parlato poco del gruppo laico, dei verdi, dei liberali, dei repubblicani. Abbiamo ritornato sotto alcuni aspetti sulla necessità che la Democrazia Cristiana da 40 anni gestisce la cosa pubblica e che merita ancora di continuare a gestire la cosa pubblica, il governo regionale e nazionale. Abbiamo parlato addirittura di un governissimo che vedrebbe tutti i partiti dentro, dato la straordinarietà della Calabria o del Meridione in genere. E però, viva Dio, non abbiamo avuto il coraggio di dire, di affrontare sulle proposte, sui programmi, sulle idee, sulle strategie dell'intervento sul territorio, un partito socialista che, nonostante noi da 20 anni o da 40 anni, ma certamente negli ultimi anni, vogliamo un rapporto privilegiato con questo partito, eppure questo partito dimostra di non doverlo questo rapporto con noi. Noi siamo il Partito Socialdemocratico. Elabora un tubo, non dice niente di niente, compagno. E allora noi non possiamo, ecco la grande attualità del partito calabrese, noi dobbiamo sopperire a queste lacune che sono ormai vergognose e di cui non si vuole prendere atto, perché vedete, compagni, nei congressi, nei nostri congressi sta succedendo una cosa strana. Nei congressi si vota, compagni, si deve votare nei congressi. Nei congressi nazionali è sacrosanto confrontarsi sulle idee, sui programmi, sulle linee politiche. Io non lo so a Rimini su che cosa ci
votare. Quando non si vota un partito è stagnante, è morto, è perso, perché non emerge l'intelligenza, non emergono le novità, emerge invece la conservazione, più piega la conservazione di quel maledetto posto, che non serve a loro e non serve nemmeno al partito. E allora, mi ripeto, la grande attualità di una classe dirigente nostra, nuova, diversa, una classe dirigente che deve essere progettuale. Non ripetiamo l'errore che stanno facendo a livello nazionale, andiamo a scrutare, andiamo a guardare nelle nostre periferie, guardiamo le realtà nuove che pure ci sono, guardiamo i consensi elettorali, guardiamo le zone della nostra regione, guardiamo dove c'è dinamismo, dove c'è attività, guardiamo dove veramente la bandiera del partito è alta e soffia veramente, guardiamole queste cose, perché se no ripeteremmo l'errore che poi tutti diciamo di volere correggere. Di questa regione, dicevo, che obiettivamente registra delle grandi emergenze, l'ingovernabilità che sta strozzando qualunque tipo di evoluzione, l'ingovernabilità che si sta registrando ormai in tutte le nostre istituzioni. Ma perché la regione è governata? Ma perché le nostre province sono governate? Ma perché i nostri enti locali sono governati? Guardiamo la provincia di Reggio Calabria, lo stesso comune, è una vergogna delle vergogne, una giunta nata appena un anno fa, il giorno dopo è già in crisi, è un vezzo, è un vizio, è una stortura che impedisce anche il cammino di certe idee e di certi interventi organici che ci dovrebbero essere. Non capisco fino a quando si può continuare ad aspettare. Quindi lo sviluppo, oltre all'ingovernabilità, un certo tipo di sviluppo che ci dovrebbe essere e sul quale ci dovremmo misurare. Per brevità, perché qua bisognerebbe fare un trattato solo su questo, sullo sviluppo, pensate quanto si potrebbe parlare. Io vorrei citare solo due settori che mi pare un po' il dibattito ha forse penalizzato. L'agricoltura, compagni, questa era una regione prettamente a vocazione agricola fino a qualche decennio fa, ma voi pensate che come per incanto una bacchetta magica può trasformare completamente e riconvertire la nostra vocazione? La stragrande maggioranza dei prodotti alimentari la Calabria li importa. Abbiamo un'agricoltura che ormai è fatiscente, è cadente. Andiamo a guardare per esempio anche nella piana di Gioia Tauro alcune cultivar di agrumi che non servono più nemmeno per il macero, mentre invece ci sono varietà nuove appetite dal mercato, ma di queste cose non si discute. Un congresso pieno di idee e pieno di proposte. Valutando i lavori della giornata, ritengo che il partito questo obiettivo lo ha raggiunto in pieno. Lo ha raggiunto in pieno con la presenza, che voglio sottolineare, del compagno onorevole Filippo Cari. Non solo come calabrese, ma certamente ha voluto sottolineare con la sua presenza l'importanza del congresso e il suo attaccamento alla Calabria e ai compagni socialdemocratici della Calabria. Quindi io voglio rivolgere un saluto personale al compagno Filippo Caria, che ci ha dato anche un ricco contributo col suo intervento di esperienza sul piano storico e sul piano attuale. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie anche alla relazione corposa, importante, ricca di suggerimenti, ricca di proposte politiche, chiare, limpide, fatte dal segretario regionale uscente, compagno Moretti. È avvenuto oggi qualcosa di importante all'interno del partito. Un partito che è stato anche onorato dalla presenza qualificata delle delegazioni degli altri partiti,
Anche questo è un elemento che va sottolineato. Non è stato solo un fatto di presenza, perché se non erro alla relazione del segretario hanno fatto cenno tutti gli interventi degli altri partiti. Quindi nella relazione del segretario anche gli altri partiti hanno colto aspetti importanti della vita politica calabrese, del ruolo e della funzione del Partito Socialdemocratico in Calabria, e credo che questo sia un elemento di grande importanza per il partito. Alcuni hanno suggerito che il congresso del PD coincideva con un momento importante della vita politica calabrese. Questo era anche il nostro convincimento, sapevamo, perché chi fa attività politica quotidianamente avverte il disagio che c'è nella nostra realtà calabrese, avverte il disagio che c'è tra le forze politiche calabresi, avverte il disagio che c'è nelle istituzioni calabresi. Quindi sapevamo che l'appuntamento di oggi era un appuntamento importante, che coincideva certamente con un'esigenza di confronto vero, di una sollecitazione di confronto vero tra le forze politiche calabresi. Quindi anche questo obiettivo, a mio avviso, è stato raggiunto. Diciamo che il congresso del Partito Socialdemocratico è diventato un avvio concreto del confronto politico calabrese, lo hanno sottolineato un po' tutti, ringraziando il partito di aver posto delle condizioni per avviare un serio confronto in Calabria e avere il riconoscimento delle altre forze politiche. Credo che questo sia un elemento da non sottovalutare. È stato anche un congresso che da questa tribuna, sentendo l'intervento del segretario regionale del PDS, ha detto a chiare note che il PDS non ha mai posto un problema di governissimo in Calabria, lo ha anche detto con chiarezza. Credo che questo è anche una novità, o se vogliamo una puntualizzazione, una precisazione, che aiuta a chiarire a sinistra la impostazione nella relazione del segretario e soprattutto a meglio focalizzare la posizione del partito nostro in Calabria. Abbiamo sentito la posizione del Partito Socialista di grandi apprezzamenti nei nostri confronti, però ancora una posizione equivoca rispetto ai tempi e ai modi di come un rapporto col Partito Socialdemocratico e con la sinistra nel suo complesso vuole intraprendere questo partito. Alcuni compagni hanno anche evidenziato che il congresso di oggi, che la stessa ragione del segretario, non aveva valutato attentamente la posizione del Partito Socialista Calabrese. Mi sembra che la ragione di Moretti è stata molto chiara, anzi ha sollecitato il Partito Socialista in Calabria a rivedere la sua posizione politica. E su questo, cari compagni, voglio essere chiaro fino in fondo. Il primo a credici deve essere il deputato calabrese a questo obiettivo. Perché anche il deputato calabrese deve assumersi la responsabilità di aderire a questa iniziativa, di aderire a questo progetto, perché anche il deputato calabrese deve fare la sua parte per raggiungere questo obiettivo. Se si pensa, il deputato calabrese, che dobbiamo lavorare, il partito deve lavorare solo su di lui, si sbaglia di grosso all'interno del partito. Noi vogliamo lavorare per rafforzare il partito unitamente al parlamentare nazionale, ma lui deve contribuire al rafforzamento del partito. Su questo dobbiamo essere chiarissimi, tanto per intenderci all'interno del partito, perché se no diversamente ci sono dei grossi equivoci. E poi deve anche capire il deputato calabrese che se lui immaginava una politica in Calabria contro i due consiglieri regionali si sbagliava di grosso all'interno del partito.
polemica, per la polemica, me ne guarderei bene. Io voglio riflettere, stando con i piedi a terra. Perché credo che la crescita del partito è possibile se ognuno di noi mette in discussione se stesso. Lo ha fatto nella relazione il segretario del partito, lo dobbiamo fare ognuno di noi. Se io fra 4 anni dovrei chiedere al partito, dovessi chiedere al partito di fare una lista tutta a favore del consigliere regionale uscente, farei un grande errore. Credo che il partito deve prepararsi a quell'appuntamento per fare una lista forte. Se il compagno Tussi Prato merita di ritornare in consiglio regionale, ci intorno, se no diversamente non è la fine del mondo. E se non andiamo in questa mentalità, il partito non può crescere. Questa è la vera questione. E non ci dobbiamo misurare. Ecco perché non abbiamo condiviso. E un ragionamento lo dobbiamo fare anche con la direzione del partito, questo sia chiaro. Perché anche l'iniziativa calabrese deve avere un valore fondamentale nei confronti della direzione del partito. Perché anche su questo un discorso chiaro lo dobbiamo fare. Io ho molto apprezzamento nei confronti del compagno Carini. Perché onestamente è un compagno che comunque ha fatto la sua parte. Però bisogna anche riconoscere che insieme a lui hanno fatto la sua parte anche altri compagni. Compagno Cani, compagno Nicolazzi, compagno Sì, ognuno ha fatto la sua parte. Credo che questo è un fatto importante. Però il compagno Cariglia, proprio perché ha una certa età, ha una certa esperienza, dovrebbe lavorare realmente per il rinnovamento del partito. Se non lo fa il compagno Cariglia, che credo, dopo aver fatto il segretario del partito, non lo so cosa vorrà fare subito dopo il segretario del partito, e non dovesse lavorare per il rinnovamento del partito, qui il rischio è veramente grosso. Perché a livello nazionale manca un gruppo dirigente all'altezza di fare un ragionamento politico concreto su quelle che sono le varie questioni italiane. Il nostro partito è assente da tutto il dibattito e su tutte le questioni nazionali. Del ragionamento di oggi, cioè noi stiamo arrivando, caro compagno Cassatore, a tirare fuori un ragionamento che non vuole escludere nessuno da questo ragionamento, sia chiaro che c'è una maggioranza che ha impostato un certo ragionamento, che non può essere strumentalizzata dicendo si vota il segretario regionale, perché Enzo Morelli, per quanto mi riguarda, non è votato in quanto si chiama Enzo Morelli. Enzo Morelli è votato dal sottoscritto in quanto rappresenta una politica, rappresenta un progetto politico. Non confondiamo queste cose, perché votare Enzo Morelli significa votare quel documento, che non sarà mediato quel documento, non può essere mediato quel documento. Quel documento è un documento chiaro, è un documento preciso, per cui non sarà messo a mediazione. Se poi qualcuno vuole dare il consenso a titolo personale, lo faccia, nessuno lo può impedire, però bisogna capire che il nostro è un ragionamento politico, che il consenso di questa maggioranza al segretario e al nuovo gruppo dirigente è un consenso politico, su un progetto politico, su una relazione e su quel contenuto presentato nel documento. Il resto tutto è possibile, però che sia chiaro questo spartiacque e non ci siano confusioni. Cari compagni, io volevo, non so se il tempo o posso continuare, anche se avevo la necessità di soffermare un po' l'attenzione mia personale per quanto riguarda. Vado alla conclusione, volevo esprimere qualche giudizio serio per quanto riguarda per esempio la questione calabrese, la questione regionale. Noi purtroppo con grandi sacrifici facciamo il ruolo di opposizione all'interno del Consiglio regionale. Non abbiamo accettato patteggiamenti di nessun genere, né a livello istituzionale né a livello politico. A noi ci hanno fatto richieste, promesse, suggerimenti, noi non abbiamo accettato.